Una tristezza, ragazzi, una tristezza, davvero una tristezza di squadra, brutta a vedersi, una squadra vecchia che non appartiene al presente, non ha orizzonti, quindi non appartiene neanche al futuro. Un allenatore sbagliato, sbagliato in tutti i sensi, assolutamente sbagliato. È un gioco, lui dall'inizio ha giocato in difesa, metteva tutti i giocatori dietro la palla e perdi con l'Empoli, e perdi col Sassuolo, perdi col Napoli, pareggi con l'Udinese. Se perdi col Verona, devi andare via. Devi andare via. Devi andare via. Non c'è neanche sfottò. Io sono un anti-juventino, sono un interista con la I maiuscola, ma non mi va davvero non mi va di prendere in giro nessuno. Io mi ricordo quello che dicevano gli juventini di Pirlo e di Sarri e si lamentavano del, non dico, del buono. Adesso cosa devono dire adesso? 8 punti di distacco, 8 punti di distacco, ragazzi, dalla Juve di Pirlo. E Ronaldo, Ronaldo le decideva queste partite. Queste partite a Verona con Ronaldo la vinci, la vinci. Non c'era squadra e l'aveva capito Pirlo, l'aveva capito Sarri, l'aveva capito Ronaldo, l'aveva capito, ma il fatto che l'hanno capito anche Chiellini, Bonucci, Chiesa. Ragazzi, Chiellini, Bonucci, Chiesa, Locatelli vengono dalla festa. Hanno la festa praticamente. Sono in nazionale, la loro squadra, la squadra che secondo me loro sentono più forte. Sono lì e l'allegria, la festa, la tranquillità, l'amicizia, l'armonia. Vincono l'europeo, sono ben contenti. Ti ritornano a Torino e chi ti trovano? Allegri. Allegri, con un po' così arrogante, un po' giugionesco. No, no. La fascia di capitano, ricordate la fascia di capitano di Bonucci? Se la vado a comprare, può andare a giocare in piazza. Oh, quello è un campione d'Europa, ma a parte quello, tutto è cambiato, ma non tu, Allegri. Tutto è cambiato, ma tu non sei cambiato, e questo è un problema. Perché tutto si evolve nella vita, tutto si evolve. E se non ci evolviamo noi, rimaniamo indietro, siamo un danno per gli altri. Eppure sei ben pagato. Però dici, ma che sono fatti tuoi? No, non sono fatti miei. Allora entra l'anti-Interi, l'anti-Juventina e dice, sapete cosa vi dico? Io sono ben felice. La Juve è finita. È finita l'era della Juve, è finita, ragazzi. Non c'è più, è passato, è stato davvero per troppo tempo. C'eravamo assuefatti. C'eravamo assuefatti. Io non so chi vince questo campionato. È il Milan. È il Napoli, è l'Inter, ma sicuro non è la Juve. Sicuro non è la Juve. Ragazzi, io davvero sto andando a fare una live proprio per stare, voglio sentire cosa ne pensate. È uno di quei momenti, se sei uno youtuber, e mi capisci, è uno di quei momenti in cui tu vuoi ascoltare più che parlare. Voglio sentire cosa ne pensano gli altri, perché io il problema è lì, è lì. È seduto in quella panchina e l'Allegri appartiene davvero a un qualcosa che non c'è più, che è stato glorioso, che ha preso 5 scudetti, due coppe, cioè due Champions, due finali, eccetera, eccetera. Però il tempo cambia. La Juventus è passata sotto altre cose, si è innamorata e disinnamorata di altre persone. È una Juventus nuova, quindi ritornare all'antica, nel modo di fare antico di Allegri, secondo me è sbagliato. Dopo, detto questo di Allegri, che è chiaro che io assolutamente secondo me non è stata una scelta felice da parte della Juventus, c'è una dirigenza che probabilmente è da cambiare pure, perché non è solo Allegri, ma è quel gruppetto lì. Come giocatori, come giocatori ce li ha, la Juventus i giocatori ce li ha. Guardate che Dybala ha giocato bene stasera. Non, gli manca Morata, gli manca l'attaccante vero, cioè, ma tu devi andare via Ronaldo, il tuo giocatore più importante e tu non lo sai. Cioè, devi andare via Ronaldo e tu non lo sai, ma come? Manda via tutte le macchine, vi ricordate? Lui mandò via le macchine già si sapeva tutti, no, ma è una cosa che fa sempre, una cosa di qua, no, si era capito, lo capivano tutti che non voleva restare. E tu non ti premunisci con qualcosa. Non metti qualcosa in mezzo, porti Kane. Io non lo so questa Juventus, perché ripeto, alcuni giocatori ce li ha, sono tutti giocatori nazionale. Questi della Juve sono tutti nazionale. Sono tutti nazionale, ragazzi. Hai i campioni d'Europa, hai Chiesa. Anche Chiesa ha messo lì a difendere, a fare il terzino. Non lo so, ragazzi, non lo so. Stasera live, lunedì punto sul campionato da leccarsi i baffi, domani c'è Roma Milan, c'è l'Inter che gioca, abbiamo di tutto e di più, ragazzi. Io
Questo canale proprio sta, ho 100 persone al giorno, grazie a tutti che si iscrivono, quindi iscrivetevi pure voi, stasera live, domani ci sono le partite, partitone a destra e a sinistra, pronostica scommessa, ho detto Verona, il Verona ha vinto, l'ho pure presa, abbondanza, abbondanza! Ragazzi, iscrivetevi, ciao ciao, a più tardi, ciao ciao!